Con il motore della lavatrice a spazzole è possibile utilizzarlo in varie applicazioni proprio per la sua versatilità e praticità nel funzionamento. Dopo aver individuato i collegamenti interni del motore, visto nel video precedente, e i relativi colori dei cavi, possiamo vedere uno schema elettrico dettagliato. Dall'ordine della morsettiera, che va da 1 a 7, e dal sezionato del motore si vede la tachimetrica, le due spazzole e gli avvolgimenti dello statore del motore. In questa seconda parte del video andremo a descrivere al meglio il collegamento del motore all'alimentazione in ben quattro modi diversi per individuare la rotazione del motore stesso. I due cavi di colore rosso saranno esclusi dal collegamento poiché la tachimetrica, cioè il controllo della velocità, a noi non serve. Dalla morsettiera i cavi 6 e 7 non verranno collegati, quindi lasciate liberi. I morsetti 4 e 5 sono le rispettive spazzole del motore con i cavi di colore blu e azzurro. Dei primi tre cavi con relativo morsetto 1, 2 e 3 vediamo gli avvolgimenti dello statore dove il primo è quello con il colore nero e il secondo con il colore marrone. Mentre il cavo con il colore arancione è l'aggiunzione comune dei due avvolgimenti statorici. Per la prova pratica, con questo motore della lavatrice a spazzole, su 7 morsetti disponibili, utilizzeremo solo 4. Il cavo arancione del morsetto numero 1 per ora lo escludiamo, poiché non è altro che il punto di giunzione dei due avvolgimenti statorici, ma che comunque lo utilizzeremo nel prossimo video che vi consiglio di non perderlo. Primo metodo di collegamento del motore lavatrice a spazzole. A questo metodo vediamo come l'alimentazione parte dal morsetto 5 e la corrente percorre la prima spazzola, successivamente dalla seconda spazzola si ponticella con il primo avvolgimento statorico, fino a concludersi con l'uscita del secondo avvolgimento statorico.
Con dei cavi opportunamente preparati, andiamo a fissarle alla morsettiera del motore, così come da schema. Il motore lavatrice a spazzola è un motore prettamente in corrente continua e può essere alimentato con tensione da 6V in corrente continua fino a 220V corrente alternata. Per questo andremo a provare la rotazione del motore con l'aiuto di un alimentatore regolabile. Partiamo dalla tensione di 6V corrente continua. Procediamo con la tensione di 12V corrente continua. Anche se invertiamo i cavi dal positivo al negativo per il collegamento, vediamo che il motore girerà sempre nella stessa direzione. Il motore gira in senso antiorario. Secondo metodo di collegamento del motore lavatrice a spazzole. A questo metodo vediamo come l'alimentazione parte dal morsetto 5 e la corrente attraversa la prima spazzola. All'uscita della seconda spazzola si ponticella con il secondo avvolgimento per poi attraversare il primo avvolgimento e chiudersi il circuito. Procediamo con il giuntare il motore con i cavi ai rispettivi morsetti. Con l'alimentatore alimentiamo a 6V e proviamo. Passiamo alla prova a 12V. Da qui vediamo che la rotazione del motore gira in senso orario. Anche per questo collegamento vediamo che se invertiamo i cavi dal positivo al negativo, la rotazione sarà sempre in senso orario. Terzo metodo di collegamento del motore lavatrice a spazzole. A questo metodo l'alimentazione viene fornita ai due morsetti centrali partendo dalla seconda spazzola e dalla prima spazzola ponticellata sul secondo avvolgimento statorico per chiudere il circuito sul primo avvolgimento. Procediamo con il collegamento del motore con i cavi in base allo schema.
Alimentiamo il motore con la tensione a 6 volt corrente continua. Successivamente passiamo alla tensione di 12 volt corrente continua. Giriamo il collegamento dei cavi dal positivo al negativo e verifichiamo che la rotazione è sempre antioraria. Quarto metodo del motore lavatrice a spazzole. Per questo collegamento vediamo come l'alimentazione parte dal morsetto 4, spazzola numero 2 del motore, e ponticellata dalla spazzola numero 1 al primo avvolgimento dello statore, per poi chiudere il circuito al secondo avvolgimento. Con i cavi colleghiamo secondo a schema. Sempre con un alimentatore colleghiamo i due morsetti a 6 volt corrente continua, alimentiamo a 12 volt corrente continua, la rotazione del motore in questo quarto metodo è in senso orario. Non poteva mancare la prova pratica con l'alimentazione a 220 V corrente alternata di casa. Quindi all'estremità dei due morsetti di alimentazione andremo a collegare la fase e il neutro della 220 V corrente alternata e alla carcassa del motore va collegato il cavo di massa per una maggiore sicurezza. Per la prova pratica abbiamo predisposto un pulsante poiché il motore quando verrà alimentato girerà al massimo dei suoi giri. Il motore gira al massimo della velocità. Con questa prova pratica abbiamo verificato come in base al tipo di collegamento e tensione di alimentazione il motore gira in senso orario o antiorario. Il motore della lavatrice può essere convertito per diverse applicazioni. Nella terza parte del video vedremo come sarà collegato il motore a 5 fili, utilizzando anche il cavo di colore arancione. Se sei curioso, lascia un like e iscriviti e al prossimo video!